Per la 21esima giornata del campionato da due girone rosso, la penultima di regular season, Riviera Banca Rimini va a far visita alla Pallacanestro Trieste, quarta in classifica con 28 punti, il doppio di RBR che è 14, e reduce dal recupero vinto con Chiusi. I giuliani devono fare a meno di Ruzziere e Reyes. All'andata al Flaminio Trieste si impose nettamente, 62-81. Parte forte RBR, 0-5 dopo i canestri di Numbe Marx. Campogrande accorcia da 3. Sarà l'unico canestro di Trieste dalla distanza, su 11 tentativi, nel primo parziale. Marx è scatenato e arriva in doppia cifra già nel primo tempino, chiuso con Rimini che doppia i padroni di casa, 11-22. Anche l'avvio della seconda frazione è tutto di marca romagnola, grazie ai canestri di Tomassini, Scarponi e Masciadri, che completano un parziale di 10-0 che fa toccare i ragazzi di Dell'Agnello il più 18, 11-29. Interrompe il break Brooks, a segno con due liberi. Rimini continua con ottime medie dall'arco, a segno Tassinari, Grande e Masciadri. Ma Campogrande, Bossi e Candussi replicano con la stessa moneta. E all'intervallo lungo si va con RBR avanti di 10, 34-44. Candussi prova a riavvicinare i suoi dal rientro in campo, 37-44. Ma Rimini ritrova un rassicurante più 17 dopo la tripla di Johnson, 37-54. Marx fa toccare Riviera Banca per la prima volta il più 20 sul 37-57. Due triple di fila di Brooks rimettono in corsa Trieste, 50-62. Il terzo tempino è chiuso dal canestro di Scarponi, 50-64. Sono i lunghi Vildera e Candussi, top scorer del match con 21 punti, a suonare ancora la carica per i giuliani, che tornano a meno 10, 57-67. Sale in cattedra allora Johnson con 6 punti consecutivi. RBR vola ancora sul più 16, 57-73. C'è ancora tempo per una tripla di Marx che chiude a quota 20 e una di Grande che chiude a 15 come Johnson. Finisce 76-90. Riviera Banca sale a quota 16 in classifica e si prepara ad ospitare Udine. Insomma, una bellissima vittoria da parte di RBR, insomma, ci voleva, tra l'altro insomma, sono 4 vittorie nelle ultime 5 partite, davvero peccato per quell'ultimo tiro di Cividale, perché altrimenti Rimini avrebbe fatto filotto e probabilmente stiamo parlando di tutt'altra classifica, anche se alla fine stiamo parlando di un canestro, è solo di un canestro, ma il basket è fatto così. Con chi parleremo questa sera in questa serata basket? Il playmaker di Riviera Banca Basket Rimini, Giovanni Tomassini. Ciao, buonasera, ciao, e bentornato a calcio.basket. Grazie, grazie mille. Il nostro opinionista Maurizio Benatti. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Maurizio, come playmaker si è messi benissimo e devo dire abbiamo una bella coppia di play. E adesso vediamo la guardia che abbiamo invece nel ruolo di guardia. In collegamento il nostro opinionista Alessandro Ceccoli. Buonasera. Esattamente. Cioè, grande tiratore, che è Tomassini che avete in studio. Buonasera a tutti. Ma di fatto, insomma, con chiaramente Maurizio portare un po' più su palla, perché insomma è nato per quello. E dopo però avrebbe due terminali. E secondo me in un 3 contro 3 praticamente tu non toccheresti il pallone, cioè, nel senso che alla fine smisterebbe sempre. Faccio il vigile. Però puoi fare i blocchi, puoi fare tante cose utili, ci sono delle sport, cose utili. Tra l'altro c'è stato anche un esordio di Pellegrino a proposito di blocchi e di cose utili, sì. Ed è stato un esordio importante. Allora parto da Giovanni ovviamente, perché se non è stata Giovanni la partita perfetta, ci siete andati molto vicini questa volta, devo dire. Sì, assolutamente, credo che sia stata forse la migliore partita, diciamo, a livello di gestione anche di tutto, cioè di come siamo entrati in campo fin dall'inizio, in un campo poi comunque difficile. Trieste, sappiamo bene quanto sia forte la squadra di Trieste, anche se aveva due assenze importanti che bisogna ovviamente ricordare, ma una partita gestita nell'arco di 40 minuti, attaccata bene, difesa bene, qualche problema a rimbalzo, ma è dato anche un po' dalla, di sicuro dalla fisicità di Trieste, ma soprattutto, cioè, ma anche da un po' la nostra difesa, che non volevamo concedere tiri facili da fuori e quindi eravamo un po' sempre scoperti in aria. Però diciamo nell'arco della partita c'è stato forse un attimo dove Trieste si è potuta riavvicinare, ma è durata pochi minuti, perché noi siamo stati bravi proprio a ridargli il colpo di grazia. Ecco, in questo caso a me la cosa che è piaciuta molto è stata proprio questo, ovvero il fatto che in quei
tentativi comunque di rimonta di Trieste, la risposta da parte di Rimini sia stata sempre molto molto importante, perché sono stati subito dei canestri che poi hanno ricacciato subito indietro i giuliani. Sì, assolutamente, ed è successo due o tre volte durante la partita, perché come ho detto prima siamo partiti molto forte, avendo subito un bel gap di 10 punti nel primo quarto e poi l'abbiamo mantenuto, nonostante Trieste avesse avuto anche qualche appunto, qualche attimo di fuoco. Noi siamo stati bravi a tenere duro in difesa, ma a giocare molto bene in attacco, i 90 punti lo dimostrano, 90 punti fuori casa. E, quello che avevo detto prima di entrare qui, era che ieri proprio sembrava una squadra che fosse in tranquillità, come se fosse una squadra che era seconda, terza in classifica, e sappiamo bene che non è questa la nostra classifica, anzi eravamo in un periodo comunque sì migliore, ma comunque la classifica diceva che noi dovevamo stare attenti a tutto. Invece ieri proprio con la tranquillità, la voglia di passarci la palla, le cose fatte bene, parlandoci sempre tra di noi in qualsiasi momento, ed è stato veramente bello giocare una partita del genere. Maurizio. Beh, sicuramente è stata una partita di grande spessore. I 90 punti che la squadra ha fatto testimoniano il fatto che questa è una squadra che ha sicuramente ottimi tiratori. Credo che nel roster di tutte le squadre dei due gironi di tiratori così ce ne siano pochi in squadra. E chiaramente tutto è subordinato al fatto che tutti quanti vengano coinvolti, ci sia movimento di palla e tiri abbastanza liberi come è successo ieri. Quindi ieri c'è stata una buonissima circolazione di palla, tiri facili, percentuali molto buone, perché è finita con il 52% da 3 e, se non sbaglio, il 56% da 2. E dopo, di contro, c'è da dire che avevano una squadra, Trieste, che fa della sua caratteristica e dell'arma principale il tiro da 3. Chiaramente anche questo è subordinato al fatto se sei libero o meno, se sei in giornata o no. Ieri, merito della difesa che è stata più alta e ha lasciato magari più spazi vicino a canestro, Trieste ha chiuso con un 9 su 40 da 3, che mi sembra una cifra abbastanza brutta, che non dà risultati. Addirittura 1 su 11 alla fine del primo parziale, insomma, che è stato abbastanza già importante, perché lì è stata già data l'impronta al match. Alessandro, dimmi. Sulla partita ti chiedo un commento su questa vittoria. È stata secondo te la migliore prestazione di RBR degli ultimi tempi, sì, perlomeno? Secondo me di tutto l'arco della stagione è stata la miglior partita come squadra, la miglior partita dove tutti hanno dato il loro contributo, dove c'era una grande attenzione sia a livello offensivo che a livello difensivo, dove c'era la consapevolezza di trovarsi di fronte a una squadra molto forte, ma con appunto la consapevolezza di sapere di potersela giocare, con attenzione nei particolari, e credo che sia stata una vittoria più che meritata, anche con quel parziale che poi è stato il finale, che tanti punti di vantaggio. Non ho mai dato la sensazione di poterla perdere. È la prima volta che vedo questa squadra giocare con la consapevolezza di dominare la partita. È la prima volta che non ho mai avuto i dubbi di poter vincere la partita, vedendola o dalle tribune o dalla TV. Per cui direi che ha avuto momenti diversi da giocatori diversi, nel senso che la partita l'ha aperta Marx, l'ha chiusa Johnson, e nel mezzo c'è stato Grande, Tomassini, Tassinari, i rimbalzi di Simeoni, la solidità di Masciadri. Per cui direi che è stata la miglior partita dell'anno. Anche secondo me. A testimoniarlo anche e soprattutto per quanto riguarda la prestazione di squadra, le cifre, con 5 biancorossi che
che hanno chiuso in doppia cifra. Il miglior marcatore è stato Marx con 20 punti. E in questo caso voglio anche dar conto delle percentuali al tiro, perché come diceva Maurizio sono state molto importanti. Per Marx 5 su 10 da 2 e 3 su 4 nelle triple. Justin Johnson ha chiuso con 15 punti più 11 rimbalzi, 6 su 10 da 2 e una tripla su un tentativo, tra l'altro in un momento anche particolarmente importante, l'abbiamo visto anche dal servizio. Alessandro Grande 15 punti, ha tirato solo dall'arco 5 su 10, Giovanni Tomassini 13 punti, 2 su 2 da 2 e 2 su 4 dall'arco, Stefano Masciadri 10 punti, 2 su 3 da 2, 2 su 2 dall'arco. Questi sono i giocatori che sono andati in doppia cifra. Anche chi ha tirato poco, come Tassinari, Anumba, lo stesso Simioni e Scarponi, comunque ha avuto delle percentuali tutto sommato insomma buone. Quindi devo dire che è stata davvero la prestazione di squadra forse per eccellenza di quest'annata per il momento per quanto riguarda il comparto offensivo. Del resto segnare 90 punti in Trieste richiedono, Giovanni, questo tipo di partita, perché altrimenti si fa fatica poi ad arrivare a 90. Beh, sì, di sicuro hai bisogno anche di una, diciamo, una spinta emotiva iniziale, cioè nel senso noi abbiamo iniziato la partita facendo subito canestro e andando via, quindi questo ti dà tranquillità, ti permette anche di prendere un tiro magari anche un po' un attimino più forzato e sbagliarlo e non avere poi la pressione di dover fare subito quello dopo, perché appunto prendi confidenza con il canestro e l'abbiamo preso in tanti, all'inizio Max, poi qualcun altro, alla fine abbiamo girato la palla bene. Non capita sempre di avere queste percentuali, però il modo in cui sono arrivate è questo quello che ci fa divertire di più e ci fa essere più contenti oggi. Ecco, e c'è stato appunto questo, nelle ultime due partite c'è stato questo cambio di regista iniziale. Maurizio, te che sei stato un grande playmaker, è chiaro che nella pallacanestro non è come nel calcio, no? Che sei titolare, sei panchinaro, no? Cioè, chi parte nello starting five non è detto, no, che sia tra virgolette il titolare, perché come dicono tante volte i coach, compreso Sandro Agnello, alla fine il quintetto importante è quello che gioca i momenti clou della partita. Però diciamo che ha portato bene e ha portato forse anche degli stimoli diversi anche ai protagonisti, perché comunque Tassinari è cresciuto di rendimento e soprattutto Grande, proprio quindi il tra virgolette grande escluso dal quintetto per quello che può voler dire, però ha risposto benissimo, perché poi è entrato in campo e in queste due gare davvero molto molto bene. Beh, il fatto che si sia cambiato il playmaker inizialmente può essere anche una questione di intensità difensiva, spinta di contropiede, e un po' più di quella pallacanestro frizzante che Tassinari sa creare, a volte crea degli scompensi, però più delle volte con le sue incursioni, con le sue esitazioni e le sue entrate riesce a creare degli spazi per i compagni. Per quanto riguarda Grande, cioè dire, non è il problema che lui non ha queste doti, lui fino all'anno scorso ha sempre giocato, è sempre partito in quintetto dove giocava, ha sempre fatto gran punti. Quest'anno probabilmente ha avuto, come molti, un periodo difficile dove non entrava niente e dove perdi un po' di fiducia, però attualmente, dopo le ultime due prestazioni, credo che si sia ripreso alla grande e naturalmente ci sono ancora tante partite, quindi avrà ancora ulteriore tempo per dare una mano alla crescita della squadra. Credo che in questo momento i due playmaker che si stanno così cambiando di quintetto abbiano un ruolo importante. Poi c'è da aggiungere anche Giovanni, che all'occorrenza sa portare la palla, sa crearsi i falli giusti e le penetrazioni per finalizzare oppure scaricare i compagni. Quindi, devo dire, io non è che voglio fare il fenomeno e dire che dall'inizio del campionato che dico che questa è una squadra buonissima, lo riconfermo, lo ribadisco, questa è una squadra buonissima che purtroppo ha pagato un inizio di campionato al di sotto delle aspettative, dove in questo momento le ultime 5 partite hanno portato a 4 vittorie e stanno un po' risistemando
le cose. È chiaro, rimane purtroppo proprio quella sconfitta nella partita meno indicata, che è andata un po' a compromettere tante cose. Vado da Alessandro. Alessandro, siccome domenica ci sarà un'altra partita importante per Rimini, proprio per migliorare la, per cercare perlomeno di migliorare la propria griglia in vista della fase successiva del campionato, chi parte in quintetto? Grande o Tassinari secondo te? A questo punto direi che mi sembra che l'assetto delle ultime partite sia quello che apre il match, quindi credo che si partirà ancora con Andrea, con Tassinari, poi con l'inserimento di Grande strada facendo. Domenica è importante perché domenica puoi confermare la posizione, che è fondamentale per avere un orologio più decente, e soprattutto perché comunque sia, al di là che i due punti sono contano in classifica generale a prescindere dalla posizione attuale alla termine della prima fase, Udine ha la certezza matematica, è una delle poche squadre che ha già la posizione pronta, è terza e non può né migliorare né peggiorare, per cui probabilmente potrebbe, fra virgolette, arrivare con la consapevolezza che la partita e forse di queste prime 24, di queste prime 22, è quella che conta fra virgolette di meno dal punto di vista dell'impatto, mentre per Rimini è fondamentale, perché se Rimini vince e succede l'altro risultato che porta fuori Cividale, si posiziona settima o addirittura credo sesta, non credo che ce la faccia, settima, e comunque settima vuol dire che giochi la fase orologio, le 5 in casa sono con le ultime 5 del girone opposto, quindi voglio dire è tutta un'altra storia rispetto a 15-20 giorni fa, per cui con Tassinari in quintetto, Grande in quintetto, fra virgolette è relativo, l'importante è che ci sia la medesima intensità, la medesima attenzione in tutte le fasi del gioco, perché la squadra, a parte il passaggio vuoto che drammatico, fra virgolette, sportivamente con Cividale, per il resto nell'ultimo mese ha giocato un pallacanestro nettamente diverso. Poi tornando alla partita con Trieste, chiaro che te vinci di 20 a Trieste, però se il tuo avversario, come tante volte che preparivi, tira 9 su 40 da 3 punti, una mano te la dà, ecco, sarebbe un dramma non portarla a casa una partita dove l'avversario ti tira 9 a 40 da 3 punti. Allora ringraziamo andiamo Ariel Filloi, ringraziamo Ariel, 0 su 9 da 3, era un pezzo che non lo vedevo scritto da qualche parte. Ha pagato l'emozione di giocare contro non la sua ex squadra, perché allora erano Krebs, però quasi, diciamo, perché alla fine ho capito, ma cioè una cosa, 0 su 9 a 3 punti, cioè smetti di tirare, dai. È andata così, è andata bene per Rimini, chiaramente diciamo che in altre occasioni, del resto insomma è un giocatore che sicuramente fa la differenza, lo ha dimostrato più volte. Allora, si parlava di intensità prima, allora volevo, visto che me l'avete citata sia Maurizio che Alessandro, volevo partire proprio da un messaggio sull'intensità difensiva. È salita molto anche l'intensità difensiva di Rivera Basket Rimini nelle ultime due partite. Le partite con le grandi si vincono in difesa. Rivera Banca Basket Rimini, mi raccomando, perché dopo ci tengono, Rinascita Basket Rimini, perché abbiamo anche i nostri amici del basket in carrozzina che si chiama proprio Rivera Basket, quindi c'è sempre questa cosa che però, insomma, chiaramente, tra l'altro li salutiamo, sono stati i nostri ospiti già lunedì della scorsa settimana, purtroppo non è andata bene la partita di sabato, ma era contro la Corazzata, insomma, quindi ci poteva stare contro il Millennium di non riuscire a portare a casa la vittoria. Giovanni, l'intensità è diversa comunque di RBR, sei d'accordo? Lo stanno sottolineando in tanti. No, assolutamente, direi anche da un mese a sta parte. Io ci metto dentro anche quella di Cividale, che a livello di intensità è stata buona. Poi magari il risultato di ieri fa ancora più scalpore, quindi lo fa passare diversamente. Il problema è che Cividale poi gli ultimi 5 minuti sono stati imbarazzanti per i rimbalzi. Però io metterei che appunto che l'intensità si è alzata proprio nell'ultimo mese soprattutto, e poi la fiducia ti dà anche, la fiducia di far canestro intendo in attacco, ti dà anche quella spinta in più per andare in difesa, che deve essere spesso il contrario. Però bisogna anche capire che ci sono giocatori che magari prendono anche forza dall'attacco, non solo giocatori che prendono forza dalla difesa. Comunque è tutto un contesto generale dove le cose bisogna cercare di incastrarle, e nelle ultime due partite è indubbio che l'abbiamo fatto quasi perfettamente. Allora,
visto che stiamo inserendo questo messaggio, andiamo proprio a leggerlo, prima o poi finiamo di inserirlo. Per Giovanni, è sicuramente il nostro leader e giocatore più talentuoso. A cosa sono dovuti gli alti e bassi? Mi sembra che sia l'osservato speciale dalle difese avversarie, ma in generale si trova bene con il sistema del coach? Ma sì, nel senso che le difese su di me cercano di essere aggressivi per togliermi i miei punti di forza, però soprattutto in queste ultime partite sto giocando anche più da playmaker per anche quindi togliere anche un po' di pressione da Ale Grande, dove adesso infatti sta prendendo molti frutti, cioè nel senso che sta prendendo molti tiri aperti. Questo a me mi dà, siccome l'ho sempre fatto, mi mette in, diciamo, in una zona di comfort. Ne abbiamo parlato con Sandro, quindi questa cosa di giocare anche un po' da playmaker e non solo da guardia, come inizialmente facevo, mi sta cambiando. È ovvio che lo so anche io che ci sono troppi alti bassi, anzi spesso e volentieri sono più bassi che alti. Devo cercare di capire bene anche nel momento della partita, quando gioco da guardia, quando gioco da playmaker, ed è quello su quello che stiamo lavorando di più, almeno dal mio punto di vista, durante la settimana. Ecco, tu chiaramente quando sei arrivato, Giovanni, insomma, sei arrivato insomma come un giocatore molto importante, insomma, un po' uno degli ragazzi sicuramente di questa squadra, a parte gli americani, insomma, con tanti anche buoni propositi da parte tua, e giustamente i tifosi si aspettano tanto, come quello che c'è scritto questo messaggio. Ieri Tomassini ha giocato una buona partita, però il rendimento durante l'intero campionato non è stato sempre buono. Problemi di inserimento, anche qualche problema fisico? No, anzi, devo dire che quest'anno fisicamente, a parte qualche acciacco che fa parte del mestiere, sono stato bene. È ovvio che quando la squadra non gira, i giocatori più importanti sono quelli che vengono presi di mira, ed è giusto che sia così, è così in tutti gli sport. Io mi sento responsabile soprattutto nelle sconfitte più che nelle vittorie, ed ha ragione il tifoso. Devo sicuramente dare qualcosa di più alla squadra in termini di realizzazione, ma soprattutto di leadership, ecco, perché è quello che mi aveva chiesto fin da quest'estate la società. E anche su quello devo assolutamente migliorare, ma non è che ci sono tattiche o tecniche o cose da fare, ma devo riuscire io, con appunto la mia esperienza, ad aiutare nei momenti di difficoltà la squadra. Altra constatazione proprio su di te? Tomassini, mi piace davvero molto vedere come ricopri anche il ruolo di play, nonostante tu possa pure fare la guardia senza problemi. Ti stai sacrificando per la squadra e i risultati si stanno vedendo. Grazie. Beh, sì, è vero, nel senso che in queste ultime partite è cambiato, come avete detto prima tante volte, il quintetto. Quando siamo io e Ale Grande cerco di giocare più io da playmaker, almeno in queste ultime partite, ma perché è una dote che ho sempre avuto, ho sempre giocato da playmaker. Credo di avere anche la capacità di leggere alcune situazioni poco prima che succedano. Poi ogni tanto esagero, perché esagero appunto nel pensare, invece dovrei agire più che pensare. Però nel mio ruolo di guardia c'è anche la testa da playmaker. Devo essere appunto in grado, durante l'arco della partita, sfruttare bene tutte e due le situazioni e capire qual è il momento migliore per giocare da guardia e quello migliore da usare la testa da playmaker. Ecco, sentiamo anche il nostro playmaker coach, perché ricordiamo che era impredicato prima di Sandro Agnello a prendere il posto di Ferrari sulla panchina di RBR, Maurizio. Tu come lo schiereresti, Giovanni? Più da play o da guardia? O a seconda dei momenti? Beh, sicuramente potrebbe essere schierato in tutti e due i ruoli, però cioè dire, credo che il momento della partita possa richiedere la sua esperienza come tiratore, si è messo in condizione di farlo nel modo giusto da guardia, e nei momenti invece dove c'è bisogno di un po' più di penetrazione, di prendere dei falli per andare in lunetta, chiaramente lui ha queste doti. Quindi cioè dire, è un ruolo intercambiabile che lui sa fare e lo fa nel modo adeguato. Quindi cioè lo alterneresti? Lo alternerei nelle due cose. Ecco, un'altra notizia importante è stato l'esordio di Pellegrino,
perché insomma è qui che si allena con voi da un bel po' di tempo, adesso finalmente l'abbiamo anche visto in campo per qualche minuto, però insomma già il fatto che abbia assaggiato il campo credo sia una cosa importante, Giovanni. Sì, sì, assolutamente, soprattutto per la sua testa, perché comunque lui si sta allenando da 2 settimane con noi e quindi a livello fisico lui sta avendo un progresso, no? Quindi considerando quello che era 2 settimane fa e quello che è oggi. È ovvio che a lui gli manca il giocato, quella parte lì di vissuto che era abituato ad avere fino all'anno scorso, e 6 mesi non si tolgono così dalle ossa, dalle cartilagini in un secondo, ma ci vuole un periodo di tempo di adattamento. Ieri il coach gli ha concesso qualche minuto e magari non è stato proprio il miglior, diciamo, i migliori 3 minuti della sua vita, però è proprio il processo che gli serve per crescere sia lui fisicamente, ma soprattutto proprio l'idea di essere pronto per giocare, perché passa da lì, da far 3, 4, 5, 6, 7 minuti e poi con la fiducia andrà sicuramente meglio. Però sicuramente sarà una freccia importante all'arco di RBR per quanto riguarda questa seconda fase che si sta per aprire. C'è anche giustamente una critica, anche nonostante la bella partita, e viene rimarcata da questo nostro amico da casa. Bellissima prestazione, ma se vogliamo fare una minima critica, ho visto ancora difficoltà con i lunghi triestini, specialmente Candussi e l'altro lungo, che da soli hanno tenuto in piedi la squadra avversaria. È vero, Vildera sarebbe il riferimento, insomma, all'altro lungo, che sono stati, devo dire, i due giocatori più in partita da parte di Trieste. Anche perché insomma gli altri, ovviamente parlando, sono andati un po' a scartamento ridotto, e quindi loro sono venuti fuori in maniera anche abbastanza brillante, perché Candussi è stato il miglior marcatore con 21 punti e Vildera ha 13 punti con 5 su 8 dal campo. No, è vero, però bisogna dire che era proprio il piano partita. Adesso non vogliamo essere i geni del basket, però era quello di cercare di togliere dai tiratori tutte le percentuali da 3 punti nel limite del possibile, cioè fargli prendere i tiri più difficili possibile. Ci siamo riusciti nella maggior parte dei casi, poi le percentuali non li hanno aiutati, e questo ha fatto sì che noi ci scoprissimo un po' di più a rimbalzo. Infatti loro credo che abbiano vinto la battaglia dei rimbalzi. 41-31, sì. Ecco, perché appunto eravamo molto concentrati sugli esterni o sui tiratori e quindi molto larghi, e l'area era un po' scoperta. È stata una tattica che ha pagato nell'arco della partita, e quindi non l'abbiamo mai cambiato, perché se no l'avremmo cambiata probabilmente, non lo so, Sandro l'avrebbe cambiata. Ma siccome ha sempre funzionato, abbiamo continuato così. È vero che Vildera e Candussi, che ha messo anche 3 bombe, ricordiamolo, ci hanno fatto un po' di fuoco e fiamme dentro l'area, però siamo riusciti a limitare il loro tiro da 3, che era la percentuale più alta del campionato. Eh già, va sempre ricordato sia insomma la capacità offensiva di Trieste che proprio nel tiro da 3, insomma, quindi gli è venuta meno quella che è la loro arma migliore, anche per merito della difesa biancorossa. Torno ad Alessandro, perché Alessandro, se vogliamo vedere, anche se chiaramente non ha avuto neanche, se vogliamo in questo caso, diciamo magari spazio come diciamo anche in attacco per le conclusioni come ha avuto in altre occasioni, e diciamo è forse un momento di flessione di un giocatore che a noi piace molto, l'abbiamo sempre detto, perché ci mette tanta energia, che è Anumba. Sì, in questo momento qui forse il giocatore che sta, tra virgolette, pagando un po' di più questa crescita di tutta la squadra, probabilmente è che si è alzato il livello dei compagni, delle prestazioni dei compagni, mentre prima c'era talmente un livello di lessaggine di rendimento della squadra, che la prestazione fisica di Anumba spiccava in maniera esagerata. Dall'esso si è passati al bollito, la squadra è cresciuta e chiaramente la necessità che Anumba facesse anche cose fuori dall'ordinario è venuta un po' a meno, e probabilmente nella redistribuzione dei tiri, nella redistribuzione delle responsabilità è quello che probabilmente ha pagato di più dal punto di vista dell'impatto sulla partita. Però vedo che comunque è sempre speso dal coach sul migliore esterno, mezzo lungo avversario, è uno che si sbatte l'anima, è uno che trascina, per cui direi che ci sta. Cioè, per me è una carta che spendo volentieri,
perché se mi cresce il livello di rendimento di tutta la squadra, poi chiaramente con gli adeguamenti torneremo a vedere anche una Numba un pochettino più presente. Però se mi cresce Johnson, mi cresce Masciadri, mi cresce Simeoni, mi cresce Tomassini, alla fine c'è meno spazio per i giocatori che sino a questo momento hanno trascinato di più la squadra. Però c'è anche un calo suo, lo vedo come una redistribuzione di responsabilità, di equilibri e una crescita della squadra. Devo dire anche che Rimini sta ritrovando il miglior Masciadri anche, che è un altro elemento da non sottovalutare, perché il capitano si vede poco, ma è come se pesa, perché 10 punti, dicevo, 2 su 3 da 2, 2 su 2 dall'arco, e anche nelle prestazioni precedenti, insomma, sicuramente i suoi punti, che non sono mai magari 30, no? Però sono sempre punti importanti e anche spesso e volentieri momenti importanti. Ecco, quello di Masciadri, quello che ho visto dal mio punto di vista, quello che ho visto ultimamente, è la presenza. Nelle altre, cioè, fino a poco tempo fa mi sembrava come l'uomo che era sbarcato sulla Luna, no? Un pochettino che non sapeva dove andare, tra virgolette. Invece nell'ultimo mese è una presenza a livello a rimbalzo, è una presenza difensiva perché lavora contro i lunghi avversari con una maggiore attenzione, fa canestro con delle percentuali molto molto migliori e quindi è una presenza. Ecco, la sua crescita è uno dei passaggi fondamentali in cui serviva la squadra per crescere, perché, ripeto, nell'ultimo mese sono cresciuti veramente, ecco, l'unico che è un po' in calo è Numba, ma il resto sono cresciuti tutti, sono cresciuti quei sette della rotazione, sono cresciuti tutti, capito? Quindi i miglioramenti sono notevoli, la squadra sta dando il meglio fino ad oggi che si poteva avere e adesso bisogna solo consolidare la crescita, ecco, perché adesso hai la partita con Udine, poi inizia un orologio dove 10 partite da lacrime e sangue, perché ti fai la griglia dei playoff, facciamo che ne fai i playoff. C'è quella posizione di mezzo che una vittoria può voler dire un campionato. Ecco. Eh sì, può essere davvero una partita cruciale per il futuro prossimo di RBR. Giovanni, è così, una partita senza voler caricare troppo, però indubbiamente per Udine magari una partita importante fino a un certo punto, per voi è vitale, sempre poi con la speranza che poi arrivino anche risultati positivi da altri campi, soprattutto da un altro. Sì, no, assolutamente. Innanzitutto perché 2 punti sono fondamentali per quello, che ce li portiamo poi dietro anche nella seconda fase, e poi per cercare di prendere uno dei migliori piazzamenti possibili, quindi 2 punti assolutamente. Sappiamo che ovviamente Udine è una grande squadra, io non credo tanto che vengano, magari possono gestire un po' il minutaggio, ma non credo che vengano qui a fare la passeggiata, anche perché è un grado, quindi non vedo quale sia la cosa giusta, e soprattutto loro hanno fatto una brutta prestazione in casa, quindi credo che si vogliano anche rifare di quella partita, e noi invece dobbiamo pensare appunto a fare 2 punti, perché sappiamo bene che li portiamo, come ho detto prima, li portiamo poi, ce li portiamo dietro sulle spalle, e poi è importante anche per questa classifica che deciderà contro chi andare a giocare. Allora, leggiamo questo messaggio qua. Grande pazza RBR, capace di vincere 3 volte in trasferta, chiusi Cento e Trieste, per poi perdere in casa contro Cividale. Adesso Udine, Marakmand, Gianmarco. Ci sono i cuoricini anche biancorossi, anche se poi, insomma, noi siamo sempre, ma giustamente, perché è vero che poi alla fine, Gianni, quella partita avete persa, però qui stiamo parlando di una partita dove comunque alla fine è stato un tiro decisivo, no? E gli ultimi 2 minuti scellerati, dove avete lasciato quei rimbalzi offensivi che sono stati poi determinanti, perché probabilmente se no il finale sarebbe stato diverso, insomma, purtroppo però è così, e questo pesa tanto, purtroppo, perché era la partita proprio contro l'avversario, insomma, da battere, possibilmente anche mettendo dalla vostra la differenza canestri, tutte le considerazioni che abbiamo fatto. Assolutamente sì, è una partita che pesa nell'economia molto, pesa per il modo in cui è arrivata di più, perché appunto eravamo sopra, avevamo condotto la partita bene, mentre gli ultimi minuti sono stati a dir poco disastrosi, perché
ci siamo fatti sfuggire tanti rimbalzi, abbiamo fatto delle cattive soluzioni in attacco, ci siamo persi proprio, e non è tanto l'ultimo tiro, che poi è stato segnato da un giocatore che probabilmente non c'entra niente neanche con questo campionato, visto che gioca anche in nazionale argentina, quindi non è l'ultimo tiro, ma è tutto quello che è venuto poco prima dell'ultimo tiro, e quello ha fatto male. Ce lo portiamo dietro questa sconfitta, lo sappiamo bene, ed è anche... ed è anche per questo che dobbiamo recuperare questi due punti la prossima domenica. L'ultima domanda te la faccio sul tifo. Dopo lo sciopero dell'ultima casalinga, cosa ti aspetti dal Barrio? Io spero che ci aiuti. Sono venuti anche ieri, sono venuti, certo. Non so quanti fossero, comunque si sentivano, c'erano. La presenza c'è sempre. Sì. ma lo sapevamo, non era scontato, ma lo sapevamo, infatti sono arrivati questi... è importante, noi dobbiamo cercare di essere i giocatori, loro i tifosi devono fare quello che si sentono di fare. È ovvio che quello che è successo la settimana prima in casa non ci piace, ma nel senso, perché vorremmo non fosse capitato, perché magari volevamo essere in un'altra situazione per quello, però sappiamo sempre che poi loro, quando iniziano e fanno un gran casino, ci aiutano, ed è quello che vogliamo tutte le domeniche, ma ce lo dobbiamo conquistare, e questo lo sappiamo benissimo. E allora, grazie a Giovanni Tomassini. Grazie a voi. Grazie a Maurizio Benatti. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro Ceccoli in collegamento. Grazie a voi, buonasera a tutti. E grazie a te, Valentina, per avermi fatto compagnia, avermi affiancato, ma ci saranno altre occasioni le prossime settimane, perché sei entrata da questa sera nella squadra di Calcio.Basket. Grazie. Sei contenta? Sì, molto. Benissimo, appuntamento a lunedì prossimo, sempre a partire dalle 19:35, ovviamente sul canale 18 su Icaro TV e in streaming anche su Icaro Play. Buon proseguimento con il TG, poi Super Goal e poi la replica della partita. Se non l'avete vista, vedetela, perché merita, tra Pallacanestro Trieste e Riviera Banca Basket Rimini. Buon proseguimento. Calcio.basket è stato offerto da A+ Studio, Archigest Consorzio Logica, Autodemolizioni Casadei, Bike Service, Caffè Giglio, Cibe, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Misano World Circuit, Onoranze Funebri San Gaudenzo, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Pizzeria Prima o Poi, Qui si sana, Ristorante La Cappa, Rosso Pomodoro.